Pisarofano, Monbaroccio sono i tre comuni interessati a far sì che l'Arzilla possa defluire tranquillamente verso la costa senza creare danni. Sindaco Petrucci, ci sono novità a questo proposito per quanto riguarda il suo comune? Sì, fortunatamente sì, abbiamo trovato una grandissima sinergia, ringrazio gli assessori del comune di Fano, nonché il sindaco Seri e naturalmente il comune di Pesaro e gli assessori preposti per la grande disponibilità e il grande interesse dimostrato sulla questione. Fortunatamente siamo riusciti a ottenere 50.000 euro dalla regione che ci permettono a questo punto di poter iniziare una fase di progettazione, un percorso nuovo che prevede per il comune di Monbaroccio e naturalmente per i comuni limitrofi una migliore possibilità di garanzia su quella che è la tutela di quell'ambiente, di quello che è l'ambiente, la fauna e la flora di quel fiume che ci coinvolge tutti, è area di confine, e pertanto capire se Monbaroccio è responsabile di determinate criticità che vertono su Fano, in particolare alla foce, può essere determinante tramite questo percorso sinergico. Una progettazione di 50.000 euro che ci permette di visionare se abbiamo criticità nel sistema depurativo della nostra regimentazione fognare dell'area industriale, in particolare dell'area Cairo e dell'area Villa Betti che gravita su Pesaro. Quindi un sistema sinergico che coinvolge tutti quanti, che ci permette di guardare con più prospettive positive il futuro di quel fiume che coinvolge queste bellissime realtà. Quindi l'intento è quello di collegare le zone industriali al depuratore di Santa Maria dell'Arzilla in modo che nell'Arzilla poi defluiscono acque depurate. Assolutamente sì, il sistema che abbiamo collaudato con gli altri comuni è questo, la volontà è provare a collettare tutta l'area industriale, l'area del Cairo e l'area di Villa Betti tramite il depuratore di Santa Maria dell'Arzilla che è quello di riferimento per far sì che le acque siano pure, siano pulite e Fano non subisca i danni che purtroppo produciamo a monte. Assessore Fattori, finalmente stiamo arrivando alla radice del problema per quanto riguarda l'Arzilla e si influisce sulla depurazione delle acque che giungono dalla collina. Questo è una interessante evoluzione di collaborazione con il comune di Monbaroccio. Quando si affrontano i temi, soprattutto quelli complessi, in modo complesso e organico, i risultati arrivano. Quindi ringrazio il comune di Monbaroccio, la regione e il comune di Pesaro perché insieme abbiamo affrontato il tema dell'inquinamento dell'Arzilla. Se noi vogliamo evitare gli inquinanti sulla spiaggia dell'Arzilla, sulla linea costiera, non possiamo solo volerlo, desiderarlo, lo dobbiamo fare. Come facciamo a realizzarlo? Ecco che prima di me la mia collega l'assessore Brunori aveva avviato una serie di analisi. A seguito di quelle analisi siamo riusciti con una progettualità e una valutazione intelligente di quelle analisi a capire dove erano le principali fonti di inquinamento e adesso siamo riusciti a ottenere, grazie alla preziosa collaborazione della regione che ringrazio, che ha dei tecnici veramente professionali che sono stati di grande aiuto, a trovare i finanziamenti per il progetto di collettamento degli scarichi di Monbaroccio. Ora qualcuno dirà, ma noi siamo a Fano, perché Monbaroccio? Perché siamo un sistema complesso e gli scarichi di Monbaroccio dobbiamo aiutarli a realizzarli per migliorare il territorio di Monbaroccio e per migliorare la situazione di Fano e la situazione ambientale delle sue coste.